tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. E qui ci vogliono i pompieri, come si fa, anche se diminuisce l'acqua fuori, qui ci vogliono i pompieri, voi a tirare fuori. Al 31 si va a votare, ma il voto non lo prendete, non lo prendete nessuno. La mattina si è recato comunque in grado oppure... No, non riusciamo. Non riuscivamo ad uscire, ma siamo stati bloccati. Sì. Abbiamo volato fino alle 19. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Sono bastate poche ore di pioggia, anche se intense, per mandare sott'acqua soprattutto strade, garage, scantinati a Marotta di Mondolfo. Chiusa per allagamento nella parte esterna dell'edificio anche la scuola media Fadibruno. Vediamo com'è andata la giornata in questo servizio curato da Simona Zonghetti. Strade come fiumi, campi e sottopassi allagati e abitazioni invase da acqua e fango. È lo scenario che si è presentato questa mattina, risveglio di molti residenti della provincia di Pesaro e Urbino, dove in poche ore una bomba d'acqua ha provocato danni ingenti e disagi in varie città, come a Marotta, per l'ennesima volta messa in ginocchio dopo poche ore di pioggia abbondanti. Le criticità maggiori si sono verificate nell'ex frazione di Fano, passata da pochi mesi sotto il comune di Mondolfo. Il sindaco Pietro Cavallo ha fatto diversi sopralluoghi recandosi anche alla scuola media Fadibruno, allagata soltanto all'esterno dell'edificio. I genitori degli studenti sono stati invitati in via precauzionale a riaccompagnare i propri figli a casa. Stessa sorte per i piccoli alunni della scuola elementare Fantini in via Corfù. Nelle strade limitrofe invece molte abitazioni sono rimaste allagate, in particolare quelle in via Damiano Chiesa, via Praga, Nievo, Manin e in via Rovani, dove si sono concentrate le operazioni di prosciugamento da parte dei vigili del fuoco grazie all'utilizzo di pompe idrovore. Sul posto anche i carabinieri di Marotta comandati dal luogotenente Antonio Barrasso, i tecnici del comune, i volontari della protezione civile e della Croce Rossa Italiana Attività Emergenza che hanno allestito il COC, il centro operativo comunale, per coordinare i lavori. Anche i volontari della Croce Rossa Italiana sul posto? Sì, facendo parte della protezione civile nel gruppo della Croce Rossa siamo stati allertati già da ieri e questa mattina abbiamo provveduto dall'allerta ai vigili, al comune, perché qua la situazione degenerava. Quanti sono i volontari più o meno impiegati in queste vie? Oggi in servizio sono 6 volontari di protezione civile e Croce Rossa, per quello che possiamo fare, ma già dar la sveglia stamattina a chi dormiva è stata una buona cosa, perché tutti hanno provveduto. Purtroppo non è andata bene per questi signori qua, che hanno preso tutto, diciamo, il grosso dell'acqua. Bisogna rivedere alcune cose, perché ogni 3 mesi non può ripetersi questa cosa al primo temporale. Ci spostiamo da questa parte perché abbiamo il responsabile di zona dell'attività di emergenza della Croce Rossa Italiana. Buongiorno. Salve. A che ora avete avuto le prime segnalazioni questa mattina? Le prime ore del giorno, 6:30 è arrivata questa piena improvvisa e ci ha allertato tutti. Ma una riflessione: responsabilità di chi? Io sono responsabile dell'attività emergenza, ma qui non si tratta più di attività emergenza, qui è una quotidianità. Ogni volta che piove ripetiamo le stesse cose, è diventato un lavoro, non è più un'emergenza. Stiamo cercando di ripristinare, di aprire i pozzetti, dare una pulita,
In che stato erano? Erano completamente otturati? No, otturati no, otturati no. Però l'acqua ne è arrivata tanta, per cui... C'è un bel lavoro da fare. C'è un bel lavoro da fare. Queste invece sono immagini che ritraggono alcune stanze dell'Hotel Imperial a Ponte Sasso, dove sono intervenuti invece i volontari del Cibi Club Mattei. Problemi anche a Fano, dove all'alba pompieri sono stati chiamati per far defluire l'acqua all'interno di un capannone in via Pisacane. Si tratta della ditta Canestrari, che già in passato ha dovuto fronteggiare il problema con sacchi di sabbia posizionati lungo la cancellata d'ingresso dello stabile. Infiltrazioni si sono verificate invece nella sala dei globi della biblioteca federiciana, dove sono posizionati gli scaffali in ciliegio che custodiscono da 3 secoli il nucleo originario della biblioteca stessa. Situazione analoga in alcune aule dell'asilo Arcobaleno, che è comunque rimasto agibile. Disagi in mattinata anche al traffico, rallentato in diversi punti della città. Lungo la statale 16 a Torrette, l'acqua piovana ha invaso gran parte della sede stradale, allagato sottopasso della stazione, quello del Vallato e del Lido in Viale Carducci. Segnalati disagi a Santa Maria dell'Arzilla, con campi allagati e preoccupazioni per il torrente, tenuto sotto controllo dai tecnici della provincia. Il presidente Daniele Tagliolini è rimasto in costante contatto telefonico con i dipendenti, al lavoro dalle prime ore del mattino per monitorare i corsi d'acqua. E l'avete sentito nel servizio, sin dalle prime ore del mattino, del giorno, i residenti di Marotta hanno dovuto fare i conti con acqua e fango. In molte zone hanno lavorato poi per pulire abitazioni e strade. E a pochi giorni dalle elezioni per eleggere il Consiglio regionale, il Presidente della Regione, c'è chi sfoga la propria rabbia appunto nei confronti dei politici. Quanti centimetri ci saranno? Minimo 30-40? Tante ne 40 centimetri? Io penso di sì, perché guarda. Già questa notte iniziava ad allagarsi? No, stamattina, alle 7:30. Io mi sono alzata, mi ha chiamato la Marisa qua, perché mi ha detto, se tu vedi che lago che c'è, lei ha paura. Allora io mi sono alzata e non c'era niente fuori. Dopo 10 minuti, tutta una volta l'acqua che è venuta giù dalla parte di là. Ecco, guardate, qui ci sono mobili, tavoli, cucina, divano. Sì, guarda, il divano è tutto bagnato. Tutto rovinato. Sì. Chiediamo al nostro operatore di seguirci con la telecamera, così riusciamo a mostrare il livello praticamente di acqua in cui è raggiunto intorno alle 7:30 di questa mattina. Anche da lei, insomma, la situazione è la stessa? Mi sta entrando l'acqua dall'orto dentro casa. Viene su proprio il pozzo nero, io non lo so, è una puzza di fogna, la fogna non riceve, c'ho la pompa, ma dove la butto l'acqua? Fuori è più, ce n'è più che né dentro. E si sta adoperando con quello che può, quindi secchi d'acqua e tubi per far fuoriuscire l'acqua. Guardi, siamo disperati perché è la quarta volta quest'anno che ci allaghiamo, quindi non se ne può più. Vi ha rovinato anche i mobili all'interno dell'abitazione? Tutto quello che c'è è da buttare via, pazienza. Se le fogne andavano bene non c'era problema, ma insomma le fogne non ricevono e l'acqua è entrata dentro. Certo. Qua ci sono anche 20 centimetri d'acqua? Ah sì, guarda, anche di più, perché qua giù... L'è entrata addirittura l'acqua dentro la macchina? Sì, sì, guarda, vedi? Dentro la macchina. E il garage non è da meno? Il garage un po' di meno, ma comunque anche all'altro. Oggi niente lavoro? No, oggi andiamo così. In allerta. Stiamo... Si lavora in casa? Si lavora in casa, purtroppo sì. Oggi niente scuola? No. Dove vai? Qua resto a casa. La scuola tua invece la fa di Bruno? Sì. Dicono che è allagata anche quella, hai saputo? Sì. E tu invece? Luca va all'asilo, però sotto, cioè, sempre la nostra scuola, però non ci va perché è allagato. Le hanno comunicato che la scuola è allagata? Sì, sì, sì. Quindi insomma l'informazione è stata tempestiva? Sì, sì. Qui ci troviamo in via Rovani? Sì, via Rovani 10. Ed è sicuramente una delle strade più in difficoltà? Sì, più in difficoltà, anche perché qui c'è un avvallamento, per cui tutto quello che viene buttato fuori da una parte arriva qui. Adesso i pompieri sono arrivati, stanno svuotando la strada, però il garage è ancora pieno d'acqua. Ogni volta che piove è sempre così. Da che ora è qua questa mattina lei? 7:30. Si è alzato presto e già era questa la situazione?
attrezzato come poteva? Mi sono attrezzato come potevo, però fino a un certo punto, perché quando l'acqua dalla strada entra dentro, la pompa di emergenza non ce la fa più starci dietro al flusso di acqua d'entrata, hai capito? Se no, finché pioveva poco, che la strada non era allagata, l'acqua, la pompa riusciva a mandarla fuori. Però quando è troppo, è troppo. Anche la sua è allagata? Sì, è qui davanti lo scantinato e tutto dintorno a casa. Non lo so, io qui ci sono sempre i problemi, non fa niente nessuno, tutti promettono. Adesso la mia promessa è una sola. Al 31 si va a votare, ma il voto non lo prendete, non lo prendete nessuno, perché parlate e non fate mai niente. Chiudo. Lo abbiamo già annunciato nel servizio d'apertura, il sindaco di Mondolfo Pietro Cavallo ha fatto un sopralluogo questa mattina nelle zone colpite maggiormente dalla pioggia e dall'acqua. Sindaco Cavallo che al termine appunto di questo suo sopralluogo ha annunciato che farà causa alla società Autostrade. Agiremo legalmente contro la società Autostrade perché a nostro parere non ha realizzato tutte le opere necessarie a prevenire le emergenze. Lo ha annunciato questa mattina il sindaco di Mondolfo Pietro Cavallo dopo aver fatto un sopralluogo nelle vie comunali più colpite dal maltempo. Si è recato inoltre nelle scuole Fantini e Fadi Bruno per assicurarsi che la situazione fosse sotto controllo. Allora, noi da stamattina abbiamo allertato l'ufficio tecnico, la polizia municipale è qui dalle 6. E stiamo cercando di dare insomma, conforto e sostegno alla cittadinanza. Il problema più grosso che si è verificato è tra via Vecchio Seria e via Corfù, quindi una zona molto ristretta ma con delle problematiche davvero estremamente preoccupanti. Adesso la mia preoccupazione è che i garage, gli scantinati delle abitazioni, ripeto tra queste due vie scendendo fino al mare, avranno dei problemi. Devo dire questo, che il sottopasso Togliatti, quindi quello di Mondolfo, ha tenuto benissimo, non è mai stato chiuso, quindi si poteva transitare tranquillamente. Come è andata anche abbastanza bene con il sottopasso delle Rane, cioè quello che abbiamo preso da Fano. Ha avuto solo qualche ora di intoppo, ma è già libero. Mentre invece gli altri sottopassi, quelli pedonali che sono in prossimità di quello delle Rane, quelli hanno delle problematiche. Che sia ben chiaro, qui molto probabilmente c'è davvero una responsabilità della reggimentazione delle acque della terza corsia, perché a monte della caserma ferroviaria ci sono dei tubi che fuoriescono che buttavano un mare di acqua stamattina, e quindi adesso la problematica sarà girata legalmente nei confronti della società Autostrada, perché secondo noi non ha fatto le opere quelle giuste e necessarie per contenere queste tragedie. Agiremo con progetti e interventi seri, ha precisato il primo cittadino, che interpella anche il comune di Fano. Anche le cosiddette opere compensative che il comune di Fano ancora non è riuscito a mettere in campo relativa alla terza corsia, opere compensative della terza corsia, penso che questo territorio si meriti un'attenzione particolare. E cambiamo pagina. Sarebbe morto per cause naturali l'uomo di circa 60 anni non ancora identificato, ritrovato cadavere questa mattina in mare a Torrette di Ancona, poco lontano dalla stazione ferroviaria. Il decesso risalirebbe alla notte scorsa. L'uomo era vestito con un giubbotto marrone, jeans e scarpe da passeggio marroni, oltre ad un paio di occhiali da sole. Non aveva con sé documenti e solo un mazzo di chiavi e la fede nuziale. Le operazioni di recupero della salma, coordinate dalla Guardia Costiera, sono scattate dopo le segnalazioni di un passante. Si è svolta nel tardo pomeriggio di oggi una manifestazione in piazza 20 Settembre a Fano, una manifestazione di protesta contro il disegno di legge sulla scuola del governo Renzi. Vediamo. La buona scuola è tutta da rifare! La buona scuola è tutta da rifare! Io sono un insegnante dell'Istituto Cecchi di Pesaro. Sono qui insieme ad altri insegnanti di ruolo, precari. Siamo tutti qui per lo stesso motivo, no alla riforma, ma non a priori. Vogliamo che vengano rivisti alcuni punti. Noi abbiamo dato l'anima per la scuola. Ci siamo impegnati tanto, stiamo studiando, facciamo formazione, soldi buttati al vento. Se la riforma passa così com'è. Quindi chiediamo di avere un po' di spazio, un po' di voce, che
il governo si metta la mano sulla coscienza e riveda alcuni punti. La buona scuola siamo noi. Un DDL che si presenta con un nome pretestuoso, la buona scuola, quasi a stigmatizzare che quella passata sia stata cattiva. Noi fortemente ci opponiamo contro questa industrializzazione di un'istituzione in cui i diritti e i doveri devono essere garantiti, ad una corporazione di lavoratori che non reclama il diritto alle 18 ore, reclama semplicemente la sua volontà di volersi impegnare nella costruzione del futuro dei nostri ragazzi. La Guardia Costiera di Pesaro ha sequestrato 200 metri di reti da pesca poiché erano posizionate in una zona non consentita per la sicurezza dei bagnanti. Oltre ad essere un serio pericolo per la balneazione, erano state segnalate con dispositivi costruiti artigianalmente. Al pescatore è stata comminata una multa di 4.000 euro. In fase di rientro della pattuglia in capitaneria è stata ritrovata un'altra rete da pesca sotto un pattino sulla spiaggia libera in località Fosso Seiore. Anche questa è stata sequestrata. La cerimonia dell'alza bandiera blu, inizialmente programmata per sabato 31 maggio, è stata rinviata a domenica 7 giugno alle ore 11, sempre all'anfiteatro Rastatt. La notizia è arrivata dal comune di Fano, che ha comunicato il posticipo causato da motivi organizzativi. Questo provvedimento segue la richiesta fatta dai grillini al prefetto Luigi Pizzi per evitare di trasformare gli eventi in propaganda elettorale. Il telegiornale finisce qui. Grazie per aver seguito Occhio alla Notizia. Arrivederci a domani.